ciao Federico. Ciao, buonasera. Com'è stato il ritorno al 3-5-2, che è stato un modulo che insomma, in passato l'Empoli ha utilizzato con una certa frequenza? Visto il risultato possiamo dire che è stata una cosa positiva. E niente, i concetti rimangono uguali col mister, sia a 4 che a 5, però anche per me è stata una cosa positiva perché oggi mi ha utilizzato il mister, allora sono contento. È stata una vittoria di quelle che si dice in questi casi che valgono doppi, che valgono secondi, anche per come è arrivata. Io credo che il grosso merito sia stato quello di non disunirsi, perché dopo il 2-0, visto che Napoli stava giocando anche meglio, l'Atalanta, il 2-0, il gol è fallito, ma se è arrivato sul contropiede poteva, come ha detto anche il mister, ammazzare il tutto. Avete trovato in questi 15 giorni dal cambio allenatore questa forza in più che forse prima avevate meno? Guarda, hai detto bene che siamo rimasti uniti, secondo me era quella la partita da fare, a prescindere dal gol preso, il secondo diciamo, e poi sai, io in questi 15 giorni non c'eravamo tutti, siamo andati in nazionale qualcuno di noi, quindi siamo tornati, però l'input del mister è stato abbastanza forte negli allenamenti, abbiamo lavorato tanto per seguire le sue istruzioni, quindi è quello che oggi abbiamo provato a mettere in campo e abbiamo trovato il risultato, come hai detto anche dopo un 2-0, siamo rimasti belli uniti e era quella la partita da fare perché nelle nostre qualità ci crediamo, poi ci sono due o tre cose da fare anche quando non ci abbiamo la palla e basta. Senti, te lo chiedere se ti era mai successo in carriera di prendere gol dopo un rigore sbagliato dalla tua squadra e quali sono le sensazioni, no? In quel momento lì quando si prende gol, perché insomma, dal farlo poi alla fine siamo sotto 2-0. No, sono delle emozioni diverse perché poi, chiaro, speri che riesci a fare gol e purtroppo abbiamo preso la traversa e dietro subito di prendere gol. Secondo me possiamo anche evitarlo se siamo messi diversamente, però è successo e importante la reazione che abbiamo avuto dopo, di non mollare, di continuare a fare le cose che volevamo e questo ci ha portato risultati. Buonasera. Cos'è che temevate dell'Atalanta? Cioè della forza, un avversario cioè completamente diverso da voi, qual era il punto, cos'è che temevate di più? Temevate cosa vuol dire? Di più, cioè di cosa avevate preoccupazione in questa squadra, cosa vi preoccupava in questa squadra? No, sai, abbiamo visto come gioca l'Atalanta, certo che l'Atalanta c'ha dei giocatori di qualità, c'ha un modo di giocare che è duro, che è molto fisico, però noi siamo concentrati sul nostro gioco e non eravamo molto preoccupati di loro, era più una questione di mettere in campo le cose che ci dà il mister durante la settimana e di seguire le sue istruzioni e poi chiaro ognuno deve mettere del suo come motivazioni, come energia sul campo, come aggressività e voglia, quindi poi se c'è più voglia, c'è più contrasti vinti, queste cose, è chiaro che la partita è diversa. Ciao. Immagino sia molto contento di aver fatto il primo gol in maglia azzurra e ti chiedo quali sono state le tue sensazioni, no? Sia per il tuo gol sia per la tua prestazione che mi è sembrata ancora migliore, forse la migliore da quando vesti la casacca azzurra. Ovviamente sono molto contento per questo gol che è arrivato dopo tanto tempo. L'importante è che siamo stati sempre in partita con la squadra e che non abbiamo mai mollato. Ciao Nino. Senti, in queste settimane fatto fatica perché comunque l'attaccante vive di gol, il gol non arrivava, qualche critica di troppo. Subito dopo aver segnato, il primo pensiero tuo qual è stato e se ti sei sentito quanto sollevato da questa forse responsabilità che senti? Ovviamente quando un attaccante non fa gol sono sempre quelle chiacchiere che ovviamente a me mi scivolano, quindi
L'importante è che io lavoro sempre, sempre in allenamento e faccio bene per la squadra, che poi secondo me dopo viene tutto da sé. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Vabbè, insomma, ho detto bene, no? Ti dissi bene. Sì, sì, però bene. Vabbè. Ok, tutto, sì, sì. Come ti sembra la Serie A? Sì, è un grande campionato ovviamente, dove c'è più ritmo, ma secondo me se sono interpreti sempre come fai sempre e come tutti i campionati. Com'è l'Empoli ora? L'Empoli ovviamente dopo il cambio di allenatore, che è stato brutto ovviamente lasciare questo allenatore, però è arrivato il mister Iachini che ci ha dato quella carica in più ovviamente, perché ci ha provati su il mister, ci ha caricati a tutti, sono sempre tutti uniti e si è visto in questo tuo partito. Grazie. Niente. E non ti aspettavi un Atalanta del genere, reduce dalla partita a suo gol contro l'Inter, te l'aspettavi così come vista in campo oggi? No, ovviamente nel primo tempo ha fatto benissimo l'Atalanta, ci ha fatto quei due gol subito che in ripartenza che non ci aspettavamo, però ovviamente noi siamo stati sempre in partita, che secondo me l'importante è quello, non mollare mai e stare sempre in partita. Poi abbiamo dimostrato di essere squadra, come ci ha detto il mister durante gli allenamenti, e l'abbiamo dimostrato. Ciao Nino, buonasera. Ciao. Senti, ti faccio una domanda. Ho avuto come l'impressione durante la partita che ti fossi trovato un pochino più a tuo agio oggi in questo modulo, giocando con il 3-5-2. Io a memoria mi ricordavo, guardando alcune partite del Palermo l'anno scorso, che spesso avete giocato con questo modulo, cioè con gli esterni alti, e quindi l'impressione che ho avuto è che Pasquale e Di Lorenzo, più alti, ti dessero diciamo, l'opportunità di poterti muovere meglio tra le linee. Questo può essere anche, però secondo me nel calcio i moduli non contano tanto, ma conta sempre stare in campo, stare sempre sul pezzo e lavorare per la squadra, poi tutto arriva.